Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi con i tarocchi delle mille e una notte, questo mazzo così affascinante nato dai racconti della meravigliosa Scheherazade al futuro marito Shahriar, che la risparmiò proprio grazie a queste storie così avvincenti che appunto lei gli raccontava ogni notte per veder salva la vita. Ovviamente coppia che finì con un gran bel lieto fine, perché appunto si innamorarono. È un mazzo quindi dal sapore magico, esotico, fortemente orientale, soprattutto appunto nelle immagini, nei colori, nelle iconografie, e ci riporta appunto a quelle avventure della quotidianità o anche in momenti di particolare tensione di personaggi arrivati a noi, ovviamente grazie appunto alle mille e una notte. Personaggi quali Aladino, piuttosto che appunto Sinbad, piuttosto che Alibaba o appunto la stessa Scheherazade. Allora, che cosa andiamo a chiedere a questo meraviglioso mazzo? Ha scelto l'altra. È veramente così felice con lei? Questo è un titolo che avevo già trattato sul canale qualche tempo fa, qualche settimana fa. Voi sapete che io poi tendo comunque a rifare le stese proprio per dare la possibilità in qualche modo di tenere sotto controllo una determinata situazione, dando però chiaramente il tempo appunto alle tempistiche previste dalla stesa di realizzarsi. Dunque, partiamo da una ex storia che appunto voi avevate in essere con una persona che però ad un certo punto ha scelto di continuare il suo percorso con un'altra donna, che può essere una donna che ha conosciuto durante il vostro rapporto oppure una donna già esistente, per cui la vostra era diciamo una relazione clandestina. Quindi cerchiamo un po' di capire quest'uomo se è veramente così felice con questa donna, oppure se in qualche modo vi pensa ancora, vi cercherà ancora, se vi spia per esempio sui social, se cerca informazioni su di voi. Quindi cerchiamo un po' di capire come sta vivendo questo momento di allontanamento da voi questa persona, quindi focalizziamoci in particolar modo sul presente, che cosa c'è che va bene nella sua vita, cosa c'è che invece non va bene, i consigli su come voi dovreste o potreste agire, la natura del vostro rapporto, ciò che ancora vi lega a questa persona, e quindi se questa persona si farà comunque sentire, se vi cercherà. Dunque, io inizio a mescolare questo meraviglioso mazzo. Voi sapete che, come sempre, io lascio poi il link in descrizione di un mio video precedente in cui appunto ho descritto l'origine di questo meraviglioso mazzo. Se volete, potete appunto andare a rivedere quel video. Ovviamente l'introduzione. Allora, quindi per chiunque si colleghi a questo video, per il principio di sincronicità, chiediamo appunto come sta il vostro ormai purtroppo ex lui, che ha scelto di continuare o intraprendere una nuova strada con un'altra persona al suo fianco. Vediamo un po'. Come avrete capito, io utilizzerò in questo caso il metodo a 8 carte o 7 più 1, come dico sempre io, perché obiettivamente per quanto riguarda questa stesa ha delle posizioni appunto di stesa a mio avviso molto più chiare, che permettono di avere un quadro appunto più chiaro della situazione. Allora,
Allora, posizioniamo il mazzo qui. Adesso le dispongo meglio, in modo che comunque possiate vederle bene, anche se poi sapete che comunque io, come sempre, ve le metto davanti alla telecamera, in modo che possiate vederle bene. Allora, iniziamo appunto dalla prima posizione, ossia il presente della situazione. Quindi come sta vivendo il momento presente questa persona lontano da voi e con appunto la compagna. E qui abbiamo il 10 di denari. Allora, questa persona potrebbe aver avuto anche dei figli o un figlio, perché il 10 di denari, come vedete, ci parla comunque di ovviamente un ménage completo, quindi una famiglia a 360 gradi, quindi potrebbe aver avuto appunto dei figli. Ma potrebbe ovviamente essere inerente il 10 di denari anche ad una famiglia allargata, quindi alla presenza, vedete, non soltanto dei due sposi, ma anche alla presenza ovviamente dei genitori, di lui, di lei o di entrambi. Quindi in realtà è una famiglia che sta vivendo in maniera piuttosto unita, però non è un 10 di coppe. Quindi ovviamente a tenerli uniti non è l'amore, non è il sentimento, e chiaramente questo dispiace molto, soprattutto nel caso in cui ci siano dei bambini, ma purtroppo obiettivamente non è il classico rapporto d'amore. È un rapporto tenuto, diciamo, assieme, quindi che ha come collante il denaro o comunque il benessere o comunque un'attività professionale piuttosto remunerativa che in qualche modo va a rimpinguare molto le ovviamente tasche di queste persone, ma soprattutto che le fa sentire assolutamente appagate per quanto riguarda il poter appunto disporre di agi, quindi di benessere economico materiale. Potrebbero esserci stati degli investimenti da un punto di vista finanziario, quindi potrebbe questa persona essere in società con dei parenti oppure con la compagna stessa. Potrebbero appunto lavorare nello stesso posto di lavoro, comunque avere, diciamo, entrambi, sia lui che lei, ma anche a mio avviso dei familiari o di lui o di lei o di entrambi, ruoli comunque attinenti allo stesso ambito professionale, per cui obiettivamente queste persone, vi ripeto, sono legate da un sentire comune, cioè le entrate. Quindi tra queste persone non c'è un sentimento eclatante, c'è un bisogno di famiglia, quindi un sentirsi al riparo, un sentirsi al sicuro e soprattutto con le spalle coperte. Chiaramente parliamo di un 10 di denari, quindi ovviamente da un punto di vista economico-finanziario non posso negarvi che la situazione di questa persona è piuttosto florida. Quindi nel caso in cui voi abbiate conosciuto questa persona e nel caso in cui, frequentando voi, è una persona con difficoltà economiche abbastanza notevoli, vi posso assicurare che queste difficoltà ad oggi sono praticamente scomparse o comunque nettamente diminuite. Questa è una persona che sicuramente vede nella sua famiglia il classico porto sicuro, ragazzi, quindi si sente, vi ripeto, con le spalle coperte. Si sente tutto sommato in uno stato di serenità, ma non di felicità al cuore. Il 10 di denari non ci parla necessariamente di una persona gioiosa e felice per quanto riguarda i sentimenti. Ci parla di una persona soddisfatta da un punto di vista, vi ripeto, economico-finanziario. Niente di più, niente di meno. Quindi, in questo caso, vi ripeto, nonostante possano anche essere nati dei bambini, quindi potrebbero anche essersi sposati, se appunto già non lo fossero stati, o comunque aver ufficializzato il loro rapporto in maniera assolutamente definitiva. E potrebbero appunto essere nati dei figli. Nel caso in cui loro
li avessero già e quindi la vostra storia fosse una sorta di triangolazione, rappresenta il desiderio di avere altri figli oppure l'aver avuto proprio un altro figlio. Ci parla, vi ripeto, di investimenti, di denaro assolutamente azzeccati. Ci parla anche magari di eredità, quindi anche in questo caso potrebbero essere entrati molti soldi, o anche l'acquisto di beni immobili. Ok, quindi in realtà questa persona da un punto di vista economico vede la sua vita navigare comunque in acque decisamente molto tranquille. Vediamo a questo punto ovviamente ulteriori lati positivi della situazione. Vediamo un po'. Qui abbiamo la carta della luna. Allora, sì, lati positivi, nel senso che questa persona si sente ovviamente libera di poter fare, pensare, sognare, desiderare tanto, fantasticare, immaginare, magari anche chattare con persone in maniera ovviamente nascosta, in maniera riservata, lontano da occhi indiscreti, nel momento in cui questa persona appunto è sola. E questa persona molto spesso è sola, perché la luna ci parla di lunghi anche momenti di solitudine di cui può approfittare questa persona, per potersi dedicare, diciamo, a degli svaghi non proprio pulitissimi, ok? Quindi questa è una persona che obiettivamente si sente, vi ripeto, con le spalle coperte, 10 di denari, da un punto di vista economico-finanziario, e anche in qualche modo piuttosto libero nel poter gestire la propria interiorità come meglio crede. Quindi non vi nego che questa persona potrebbe spiarvi, per esempio sui social o comunque potrebbe chiedere, ovviamente di nascosto, delle notizie e informazioni di voi. Perché la luna rappresenta appunto tutto ciò che avviene nella penombra, quella sorta di vedo e non vedo, per cui chiaramente questa persona sa di non avere più, o magari proprio di non aver mai avuto il fiato sul collo da parte di questa donna, che evidentemente si sente altrettanto sicura del rapporto con lui, ma evidentemente fa male a sentirsi così sicura, perché vi ripeto, la carta della luna ci parla di una emotività molto fervida, quindi una persona che fantastica, immagina, pensa tanto e magari anche agisce, vi ripeto, però in maniera piuttosto subdola. Quindi non vi nego che questa persona potrebbe comunque chattare anche con altre persone o comunque flirtare con altre persone. Quindi la luna non ci sta parlando di una fedeltà a 360 gradi, ci sta parlando di una persona che si sente piuttosto libera di poter agire come meglio crede. Quindi ritagliandosi, diciamo, degli spazi tutti per se stesso. È chiaro che evidentemente questa donna, la compagna, avendo magari avuto dei figli o per esempio essendosi sposati, si sente molto più rassicurata da questa condizione. Ma ovviamente è una serenità decisamente fallace, proprio perché in questo caso, vi ripeto, con la carta della luna, questa persona comunque qualcosa alle sue spalle fa, o se non altro pensa. Quindi è sicuramente una persona che o spia voi direttamente, comunque vi ripeto, vi tiene d'occhio, oppure è una persona che ha comunque delle amicizie, delle, chiamiamole, tra virgolette, simpatie, che possono a volte anche sfociare in, diciamo, qualcosa di più. Non è la carta del diavolo, dunque, qual è la differenza? Che la carta del diavolo prevede un tradimento vero e proprio, quindi una relazione parallela a questa donna. Qui non c'è una relazione parallela, quindi questa persona non ha un'altra donna che frequenta, ok?
però non vi nego che è interessato comunque ad altre persone, o se non altro comunque a voi. La luna però è legata ovviamente al segno del cancro, quindi al passato. Quindi è una persona che potrebbe tornare nel passato dove stava meglio, dove era più felice, felice nel cuore. Quindi potrebbe desiderare di cercare di nuovo voi, o comunque potrebbe di nuovo chattare, contattare, vedere persone del suo passato. Quindi non è una persona che necessariamente va in cerca di qualcosa di nuovo. È una persona che potrebbe in qualche modo cercare dei piccoli svaghi, chiamiamoli ritorni di fiamma, in persone del passato. Quindi non è, a mio avviso, una persona che chiude le porte in maniera definitiva con il passato, assolutamente no. La luna ci parla di una persona sicuramente con tante fragilità. Non voglio parlare di problemi, ok? Parliamo di fragilità. È una persona molto fragile poiché, vi ripeto, non riesce a staccarsi dal passato. Quindi fa sempre molta fatica. Quindi nel caso in cui la vostra fosse stata per esempio una storia di triangolazione, il fatto che ha lasciato voi o comunque allontanato voi per tornare dalla compagna ufficiale ovviamente è spiegato proprio da questo discorso, cioè dal fatto che è una persona che non riesce a staccarsi dal passato, quindi continua a tornare proprio come ha fatto con lei, ok? Ma è anche una persona che deve rivedere molto i suoi rapporti familiari, perché proprio perché la luna è legata al segno del cancro, che ci parla del passato, ma ci parla appunto anche dei legami familiari, dell'infanzia e del rapporto genitoriale, in particolar modo madre-figlio. Quindi questa persona ha un rapporto distorto con la figura femminile e ovviamente in qualche modo ricalca questo rapporto purtroppo non efficace e non soddisfacente che si porta dietro da sempre. Lo appunto ripete e ricalca come una sorta di coazione a ripetere, come una sorta di copia e incolla anche nelle relazioni che lui vive con le altre donne. Ok, quindi è una persona che sicuramente dovrebbe rivedere molto la propria ombra, il concetto di ombra junghiano, cioè tutto ciò che ovviamente dovrebbe in qualche modo tornare alla razionalità, alla nostra coscienza, per poter in qualche modo essere rivisto, per poter andare a smussare anche degli angoli che possono ferire non soltanto gli altri nel rapportarsi agli altri, ma soprattutto se stesso. Perché la luna ci parla ovviamente anche di autolimitazione, di castrazione. Questa persona non agisce. Questa persona preferisce, vi ripeto, spiare, magari anche semplicemente chattare, scambiarsi qualche frase ad effetto, flirtare, ma difficilmente arriva al dunque. Questa è una persona che ha quasi paura della felicità. Qui parlo di felicità del cuore però, ragazzi, eh? Parlo di un benessere economico che abbiamo visto che qui c'è, ma sono due piani totalmente diversi. Quindi questa persona dovrebbe rivedere molto, uno, del proprio passato, due, dei propri rapporti genitoriali e ovviamente, in terzo luogo, anche del rapporto che però ovviamente ha intraprende molto spesso con le proprie compagne o con le donne che frequenta, perché la carta della luna rappresenta molto di più una persona che si perde in classiche, chiamiamole, amicizie con benefits, come si usa molto oggi definirle, piuttosto che per esempio lasciarsi andare magari ad un vero sentimento. Quindi è una persona che obiettivamente castra i propri desideri, perché vi ripeto, non è il diavolo, quindi potrebbe non esserci un consumare in maniera totalizzante un tradimento. Ci sono quelle situazioni alla mordi e fuggi che però obiettivamente non possono soddisfare un uomo e che quindi comunque continuano a farlo permanere in questo stato di
incertezza, di insicurezze, in questa sorta di limbo emozionale che è totalmente opposto rispetto invece alla sua condizione economico-finanziaria. Nella stesa e in ogni stesa le carte non vengono ovviamente disposte a caso. In questo caso appunto vedete che contrapposizione che abbiamo tra due carte, il benessere materiale e invece il malessere emotivo. Che però questa persona, abbiamo visto, legge in chiave positiva. Perché? Perché fondamentalmente si sente comunque libero di avere una piccola porta, una piccola via di fuga da una realtà che, a mio avviso, obiettivamente tende un po' a soffocarlo. Ma vediamo un po' a questo punto che cosa ha nel cuore questa persona. Sei di spade, vorrebbe scappare, ma non avevamo dubbi con questa luna contrapposta al 10 di denari. Allora, il 6 di spade rappresenta il viaggio, rappresenta l'allontanarsi da situazioni conflittuali. La carta che precede il 6 di spade, ragazzi, è il 5 di spade, che è una carta di conflitti. Allora, i conflitti nel 5 di spade possono essere sia agiti con terze persone, quindi con le persone che ovviamente ci circondano, che fanno parte del nostro entourage, amicizie, compagni, ufficiali o meno, parenti, eccetera, ma anche conflitti interiori, che ovviamente molto probabilmente sono anche forse più gravi per quanto riguarda comunque uno stato di malessere psicofisico, perché il 6 di spade ci parla di un malessere psicofisico. Quindi è chiaro che questa persona obiettivamente non sta bene, non è felice. Sì, ha risolto i suoi problemi economico-finanziari, ma il cuore, l'emotività, l'erotismo, dove lasciamo tutta quest'altra parte, ragazzi, io direi fondamentale della vita umana? Questa persona ha il cuore raffreddato, parliamo di spade, il cuore c'è, ma è raffreddato da cosa? Da pochi momenti di passione, se non direi quasi nessuno. La luna, vi ripeto, ci parla di immaginazione, ma non di passione. Situazioni in realtà anaffettive, quindi molta falsità. I 10 di denari ci parla di una famiglia che agli occhi degli altri è felice, ma lo è veramente nel momento in cui si chiudono le porte di casa? Il 6 di spade ci parla di una persona che avrebbe voglia di avere veramente tra le sue mani quella famosa bacchetta magica e cambiare presente, passato, futuro. Questa è una persona che non è felice. È una persona che vorrebbe in qualche modo spostarsi, quindi probabilmente, vi ripeto, fuggire, comunque cambiare casa, cambiare città, cambiare lavoro. Una persona che si sente soffocare e che in qualche modo ha bisogno di riprendere in mano comunque la sua vita. Ma io direi, ragazzi, con questa luna in particolar modo, con la propria interiorità, perché qui c'è qualcosa che questa persona non ha ancora risolto, in particolar modo, vi ripeto, del suo passato e del rapporto genitoriale, in particolar modo con la figura materna. Questa è una persona che obiettivamente potrebbe, volendo, comunque anche cercare un aiuto esterno, perché no? Questa è una persona che, vi ripeto, sente di avere lui bisogno di supporto, bisogno di aiuto. E sente anche che ha un'emotività traboccante, che è insoddisfatta. Non solo emotività, Questa è una persona che ha bisogno anche di contatto fisico, che evidentemente lui non riesce a trovare. Ma è la vita che ha scelto lui, fondamentalmente. Perché noi siamo partiti dalla, diciamo, domanda agli arcani: lui ha scelto l'altra. È davvero così felice con lei? Quindi in realtà è lui che ha scelto questa strada, cioè la strada di allontanarsi da voi per percorrere un nuovo sentiero con un'altra persona. Quindi in realtà è causa del suo stesso mal. Qui abbiamo delle spade, lui lo sa, perché rappresenta comunque la riflessione amara, certamente. Questa persona sa di non essersi aiutata, assolutamente no. Molto probabilmente questa persona ha preferito in qualche modo sentirsi, vi ripeto, con le spalle coperte, o comunque magari anche vivere negli agi, nel benessere, ma sa che ha dovuto rinunciare a troppo. Ecco perché questa persona vorrebbe fuggire, vorrebbe, vedete, proprio
Allontanarsi, il 6 di spade ci parla proprio di una stanchezza mentale interiore che potrebbe portare questa persona a desiderare di allontanarsi. Vediamo i contro della situazione, cioè effettivamente cosa c'è che non va nella vita di questa persona, il sole in accezione negativa, ragazzi, non ci sono sentimenti. Allora, la carta del sole rappresenta, ovviamente in accezione positiva, quindi non in questo caso, l'amore, ecco, sentimenti puliti, fedeltà, appunto, rappresenta tutto ciò che è il grande amore, l'amore idealizzato, l'amore sognato, quell'amore che tutti noi vorremmo al nostro fianco. Questi significati poniamoli esattamente al contrario, quindi in accezione negativa, sole in accezione negativa, come appunto abbiamo detto sino ad ora, no? Col 6 di spade, con la carta della luna e ve lo dicevo anche sin da subito con il 10 di denari, qui non mi è venuto un 10 di coppe, qui non ci sono sentimenti, ve l'ho detto dall'inizio. Inoltre vi ripeto, la carta del sole ci parla di appunto una situazione, vedete, chiara, limpida. Questa persona non vive i rapporti in maniera limpida, quindi si potrebbero appunto intravedere dei tradimenti o comunque, come vi ho detto con la carta della luna, comunque dei momenti, chiamiamoli di svago, ragazzi, ma comunque pur sempre tradimento è, d'accordo? Quindi sicuramente questa persona ha qualcun altro, comunque sente qualcun altro. Vi ripeto, non sono storie o non è una storia in particolare che questa persona sta portando avanti, magari come anche ha fatto con voi. No, però chiaramente qui ci sono delle piccole scappatelle. È un termine che non mi piace, però obiettivamente è questo quello che fa questa persona. Cioè si è lasciata praticamente una piccola porta aperta per poter appunto anche solo sognare questa famosissima fuga che c'è in realtà nel suo cuore. Quindi vi ripeto, non vive sentimenti particolarmente positivi nei confronti della compagna. Tra l'altro non c'è neanche tenerezza, perché il sole ci parla di dolcezza, di tenerezza, di affetto. E qui viene a mancare anche questo. Il sole ci parla di calore, quindi di desiderio fisico. Quest'uomo non la desidera fisicamente, quindi non c'è neanche attrazione, che è anche un elemento fondamentale di ogni rapporto di coppia, quindi qui non c'è nemmeno attrazione. Quindi in realtà questa persona non si sente adeguata nel ruolo di compagno e purtroppo non si sente neanche adeguata questa persona nel ruolo di padre. Nel caso in cui abbiano avuto dei figli, o nel caso in cui queste due persone abbiano già comunque dei figli dal lontano passato, la carta del sole ci parla, al contrario della luna che invece rappresenta la maternità, la figura paterna. Quindi questa persona non si sente una figura paterna adeguata. Perché obiettivamente questa persona molto spesso vive in maniera negativa tutto l'ambiente familiare, di cui ovviamente fanno parte anche i suoi stessi figli, quindi probabilmente non riesce neanche ad essere particolarmente tenero, particolarmente dolce neanche con loro. E questo credo sia l'aspetto peggiore di questa stesa, eh. Quindi obiettivamente questa persona non ha una grande intenzionalità di rimanere al fianco di questa donna, proprio perché, vi ripeto, con questo 6 di spade qui si intravede una sorta di tentativo, anche magari una sorta di organizzazione, perché qui c'è già un pensiero, le spade parlano di pensiero per quanto riguarda proprio un eventuale allontanamento da questa persona. Quindi vi ripeto, non c'è attrazione, non c'è sentimento, questa persona non si sente adeguata nel proprio ruolo. E non c'è un rapporto pulito, quindi molto probabilmente questa persona ovviamente ha già tradito questa donna o comunque ha dei piccoli flirt che colleziona appunto nella sua quotidianità e che vive ovviamente di nascosto, potendolo fare, perché vi ripeto che questa persona non si sente questa donna con il fiato sul collo, quindi evidentemente pensa in qualche modo di non essere visto, ma difatti fino ad ora non mi compaiono comunque carte che mi possano far pensare che questa persona sia tenuta sotto controllo, almeno sino ad ora, eh.
Vediamo il loro entourage. Che cosa li circonda, amici, colleghi, familiari? Qui abbiamo l'asso di bastoni. Allora, l'asso di bastoni ci parla sicuramente di conoscenze anche abbastanza, appunto, direi piccanti, perché appunto le carte di bastoni rappresentano ovviamente l'aspetto fisico, l'aspetto erotico di un individuo, e ovviamente l'asso di bastoni rappresenta l'elemento fallico per eccellenza. Di conseguenza, come vi ho già detto sin dall'inizio, questa è una persona che non sta per niente brillando in quanto ha ovviamente fedeltà. Tra l'altro, l'asso di bastoni mi fa pensare comunque anche ad una persona che in ambito professionale, perché appunto parliamo di bastoni, ha un grosso parterre di possibilità, nel senso che potrebbe conoscere più persone che in qualche modo potrebbero appunto iniziare queste frequentazioni altre rispetto alla compagna ufficiale. Cioè, evidentemente questa persona in ambito lavorativo e professionale si sente anche in questo caso con le spalle coperte, perché rappresenta una sorta di gruppo particolarmente affiatato tra cui appunto poter eventualmente scegliere di volta in volta. Ecco perché con la luna, mi dicevo, questa persona torna spesso nel passato, perché sono obiettivamente persone che lui conosce, quindi persone che fanno parte appunto del suo entourage professionale. I bastoni ci possono anche parlare, diciamo, di attività appunto fisica, quindi potrebbe essere un uomo particolarmente sportivo. Ecco, anche in quell'ambito potrebbero esserci appunto diverse conoscenze che potrebbero in qualche modo portarlo appunto a guardarsi altrove, perché l'asso di bastoni rappresenta proprio la creatività, l'inizio di nuove situazioni che ovviamente comportano grande passione e che ovviamente stimolano particolarmente questa persona. Continuano comunque a non comparire carte di coppe, quindi vi ripeto, questa è una persona che si dedica molto sicuramente al suo lavoro, perché qui abbiamo un asso di bastoni, quindi è una persona che evidentemente ci tiene particolarmente al proprio lavoro, o comunque se non altro al proprio guadagno, questo sicuramente, ma è una persona che ovviamente non perde tempo in qualche modo anche nel cercare ulteriori svaghi al proprio lavoro e alla propria mansione quotidiana. E vi ripeto, con questo asso di bastoni è sicuramente una persona che tende a conoscere appunto altre donne, proprio o nell'ambito strettamente professionale, oppure nel caso in cui appunto sia uno sportivo, per esempio in palestra, piuttosto che nel caso in cui faccio parte di una squadra di pallavolo, appunto nella sua stessa squadra. Quindi è comunque una persona che obiettivamente ha la possibilità di collaborare in qualche modo, di comunicare con più persone, ed è proprio lì, in quel momento, che in qualche modo lui riesce a stringere più conoscenze e più amicizie, chiamiamole così, tra virgolette, ok? Vediamo però a questo punto cosa ancora lega questa persona a voi, cioè se questa persona in qualche modo vi pensa ancora. Vediamo un po'. Qui abbiamo un bellissimo 2 di bastoni. Allora, il 2 di bastoni ci parla di un'attesa gravida comunque, di desideri, di novità e in qualche modo anche di organizzazione. Il 2 di bastoni ci parla sicuramente di una persona che comunque è in attesa di potervi sentire o addirittura di potervi incontrare. Perché il 2 di bastoni ci parla di un'attenta organizzazione per quanto riguarda appunto un'eventuale comunicazione o un incontro, comunque una mossa che questa persona ha tutta l'intenzione appunto di voler in qualche modo compiere nei vostri confronti. Ma ovviamente questa persona vuole muoversi con una certa attenzione, con una certa prudenza. Ecco perché il 2 di bastoni ci parla proprio, vi ripeto, di un'attesa gravida comunque di aspettative, ma aspettative che dal punto di vista di questa persona non devono essere in qualche modo deluse. Quindi questa è una persona che ha voglia in qualche modo invece di raggiungervi.
di rivedervi, di risentirvi. Cioè, questa persona è convinta che prima o poi voi vi rivedrete, vi risentirete. È solo questione di tempo e di organizzazione. Quindi sta cercando di capire come potersi muovere per potervi appunto incontrare, per potervi appunto rivedere. Guardate ragazzi che la carta del due di bastoni è molto importante perché rappresenta proprio una fattualità che si sta muovendo in maniera concreta per poter realizzare quello che è un desiderio importante. Sì, è vero, è anche un desiderio prevalentemente anche fisico, perché qui parliamo di nuovo di bastoni, quindi non vi nego che comunque questa persona ha bisogno in qualche modo anche di poter, vedete, stare abbracciato a voi, cioè ha bisogno del contatto fisico con voi, ma ha anche molta voglia, molto desiderio di poter in qualche modo riavere un contatto anche solo emotivo e sentimentale con voi, che evidentemente non gli siete mai uscite dalla testa, ma nemmeno dal cuore. Quindi il due di bastoni, vi ripeto, è una carta molto importante in questo caso, perché anche nel caso in cui voi, per esempio, non vi vediate o sentiate da diverso tempo, sappiate che comunque questa è una persona che non ha mai smesso di pensare a voi. Quindi sta proprio pianificando, sta cercando di capire come potersi muovere. Ovviamente ogni arcano minore ha il proprio corrispettivo in un arcano maggiore, una carta di grado 2 ce l'ha ovviamente nella papessa. Quindi pensate un po' alla riflessione introspettiva della papessa, che cerca il modo migliore per potersi muovere. Cerca anche di superare una sorta di distanza fisica, perché il 2 di bastoni può rappresentare una distanza fisica da colmare, che non allontana due cuori, ma può allontanare comunque due persone dal potersi rivedere. Quindi in realtà questa persona ha voglia di rivedervi, ha voglia di risentirvi, ha voglia di alleanza, di collaborazione, di cooperazione. Cioè ragazzi, questa persona non vi ha mai dimenticato. Questa è una persona che, vi ripeto, sta ancora sperando in qualche modo di potervi rivedere, di poter stare con voi, di potervi risentire. Quindi in realtà, anche nel caso in cui non vi sentiate da diverso tempo, vi posso assicurare che questa persona non ha mai smesso di pensare a voi. Ve l'ho detto anche con la carta della luna, che questa è una persona che sicuramente potrebbe anche spiarvi. La carta del due di bastoni ci parla anche però, nelle accezioni più negative, di rimpianto. Quindi è chiaro che questa persona sa di aver perso la donna giusta. Nel momento in cui questa persona pensa a voi, è una persona che in qualche modo sa di aver perso qualcosa di importante e quindi comunque c'è questo rimpianto che gli dà tristezza, una tristezza comunque che lo porta a voler prendere una decisione, a voler scegliere, a voler arrivare a cambiamenti radicali che potrebbero proprio portare ad una sorta di allontanamento dalla situazione che lui sta vivendo in questo momento per poter agire e migliorare la sua vita. Quindi il due di bastoni ci parla proprio anche di sorpresa, quindi una persona che potrebbe anche trovare e cercare delle soluzioni insperate, quasi miracolose per quanto riguarda appunto il potervi vedere. Vuole delle nuove opportunità, questa persona vi aspetta, questa persona ha ancora un profondo desiderio di poter appunto vedervi e stare con voi, perché in questo momento questa persona ha capito di aver perso qualcosa di molto importante. Il due di bastoni ci parla di rimorsi, ci parla di rimpianti, ci parla anche di gelosia, quindi potrebbe essere anche gelosa questa persona di voi, probabilmente magari appunto avendo delle informazioni che riguardano voi o potendovi vedere pensa che voi siate di qualcun altro e questa cosa chiaramente lo fa star male. Quindi ci sono anche forti crisi, momenti di rivalità, anche forse di invidia, perché magari questa persona sente che voi siete più libere rispetto a lui. Ma a un certo momento si fa poi prendere da delle incertezze, da dei dubbi, per cui questa persona a volte poi però si ferma e quindi ricomincia a riflettere, a pensare: ma sto facendo la cosa giusta? Come posso muovermi per evitare i problemi? Quindi questa persona ci crede ancora tanto al potervi rivedere.
ma sa che in qualche modo deve decidere, perché sa che nel momento in cui questa persona possa di nuovo tornare a spingersi verso di voi, la situazione potrebbe di nuovo andare a cambiare e quindi questa persona andrebbe a perdere 10 di denari, tutta questa sicurezza e certezza di cui questa persona ha assolutamente invece bisogno. Quindi vi ripeto, in realtà questa è una persona che ha davvero voglia e bisogno di trovare la persona giusta, di avere la persona giusta, e l'aveva trovata in voi, ne è assolutamente convinto. Ma sa anche che dovrebbe in qualche modo porre fine a tutte queste sue esitazioni per poter tornare da voi. Ma questa situazione comunque lo spaventa, perché ve l'ho detto, è una persona comunque fragile. Però vi ripeto, si sta organizzando, cioè sta cercando comunque il modo per poter agire. Questa è una persona sì fragile, sì complicata, ma è anche una persona abbastanza furbetta, che comunque evidentemente, come vi ho detto sin dall'inizio, si sente tutto sommato abbastanza libera nel poter agire. Vediamo un po' che cosa vi viene consigliato a questo punto dagli arcani. In questo caso abbiamo il 9 di spade. Allora ragazze, il 9 di spade è chiaramente una carta che fa pensare a, ovviamente, un consiglio un po' particolare, comunque al chiudere una situazione o comunque a non dare troppa, diciamo, credibilità a questa persona nel caso in cui ritorni. In effetti questa carta vi sta proprio invitando alla prudenza e alla forza morale, cioè cercate di non in qualche modo farvi ritirare in ballo da questa persona, quindi cercate di non farvi risucchiare da questi momenti di rimpianto che questa persona ha nel caso in cui voglia appunto tornare da voi, proprio perché, vi ripeto, questa è una persona piuttosto fragile e complicata che difficilmente in questo momento potrebbe sentirsela di rinunciare a questo 10 di denari. È una persona che sicuramente ha bisogno di essere aiutata e supportata, vi ripeto, anche probabilmente da un esperto, perché è una persona che per affrontare un distacco reale da questa persona, da questa situazione, dove pur lui non è felice, ok, ma è un distacco che chiaramente richiede troppa forza, troppa energia psicofisica che lui in questo momento non ha, ve l'ho detto, con il 6 di spade. Quindi il consiglio è questo 9 di spade, cioè cercate di agire con ferrea volontà, cercando di far capire obiettivamente a questa persona che nel momento in cui lui possa ritornare, voi non siete lì disposte a riaccettare la situazione come era prima, nel caso in cui fosse comunque una situazione di triangolazione, o comunque nel caso in cui questa persona ritorni da voi dopo che comunque ha frequentato un'altra persona durante il vostro rapporto e quindi vi ha lasciato, per vi ha piantato in asso per un'altra persona. Quindi mi raccomando, cercate di non fidarvi troppo delle belle parole o dei comportamenti particolarmente astuti che questa persona potrebbe in qualche modo mettere in gioco nel caso in cui voglia tornare da voi, proprio perché è una persona che potrebbe non raccontarvi tutta la verità, parliamo di spade, quindi di potenziali menzogne. Quindi mi raccomando, massima prudenza, cercate di tutelare la vostra vita e soprattutto il vostro cuore. Quindi cercate di guardarvi dalla malizia che questa persona potrebbe mettere in campo per potervi in qualche modo frequentare o per potervi far tornare tra le sue braccia. Perché potrebbe, come tipico del 9 di spade, riportarvi ad una sorta di rapporto compromettente che potrebbe creare problematiche non solo a lui, ma in questo caso evidentemente anche a voi, perché il consiglio viene dato sicuramente a voi. Quindi potrebbe diventare una relazione che potrebbe appunto creare scandalo, malelingue, pettegolezzi. Quindi una situazione sicuramente che non renderebbe felice voi nel caso in cui venga vissuta in questo modo, perché vi ripeto che con questo 10 di denari qui
ci possono essere comunque in mezzo anche le stesse famiglie d'origine di lui e di lei, quindi della compagna ufficiale. Quindi cercate in qualche modo di allontanarvi da situazioni che potrebbero appesantire il vostro futuro. Perché vi ripeto, con questo due di bastoni, questa persona vi sta tenendo d'occhio e ha tutta l'intenzione di voler tornare da voi, quindi sta cercando il modo giusto per potersi riavvicinare a voi. Le carte però vi consigliano di prestare la debita attenzione, quindi mantenete una certa distanza di sicurezza, ok, da questa persona, e nel momento in cui il vostro intuito, il vostro istinto vi ponga nella condizione di avere dubbi su tutto ciò che lui possa dire o fare o promettere, ascoltate il vostro istinto, mi raccomando, Quindi potrebbe non essere un ritorno del tutto positivo per voi. Cercate di dare ascolto al vostro istinto. Cercate di avere prudenza e tanta forza morale, perché questa persona, a mio avviso, potrebbe ancora piacervi. Ma dovete cercare di evitare di ricadere anche in situazioni pesanti come quelle che avete vissuto nel passato. Quindi mi raccomando, cercate di non rientrare in una sorta di occhio del ciclone, proprio perché potrebbe comunque diventare una situazione pesante per ovviamente entrambi, perché questa non è una persona tranquilla, non è una persona serena interiormente. Questa è una persona che può avere tutto l'oro del mondo, ma non è una persona felice. E poi vi ripeto, è una persona che obiettivamente potrebbe avere anche in giro un po' troppi flirt aperti con altre persone. Quindi è vero, voi siete il suo vero obiettivo? Sì, è vero che voi siete comunque il suo grande rimpianto? Certamente. Ma questa persona non può pensare di poter fare avanti e indietro come vuole nella vita degli altri, dopo aver causato sicuramente anche un momento di sofferenza e di dolore in voi. D'accordo? E poi vi ripeto, attenzione, perché questa non è una persona del tutto disposta comunque ad allontanarsi dal proprio nucleo, da questo appunto 10 di denari che rappresenta una sicurezza troppo importante per lui. Vediamo a questo punto il futuro, quindi che cosa accadrà tra voi e questa persona nell'immediato futuro, quindi se si farà sentire, se in qualche modo agirà nei vostri confronti e in quale modalità. Vediamo un po'. E qui abbiamo la carta delle stelle. Sì, agirà, ma non immediatamente. Allora, la carta delle stelle ci parla di appunto contatti, di chat, perché la carta delle stelle può anche essere riferita al mondo appunto dei social. Quindi questa persona potrebbe proprio scrivervi o anche semplicemente mettervi un like o chiedervi l'amicizia nel caso in cui appunto voi non l'abbiate più, e potrebbe appunto cercarvi proprio attraverso appunto dei social oppure le stelle, cioè attraverso delle amicizie comuni che voi potreste avere, quindi o sui social oppure appunto nella vita reale. La carta delle stelle quindi ci parla sicuramente di una persona che un tentativo lo farà, proprio perché vi sta sognando questa persona. La carta delle stelle rappresenta proprio il desiderio, il guardare, diciamo appunto, le stelle, sognando in qualche modo di potervi incontrare, molta speranza questa persona di potervi anche semplicemente incontrare. Siete una meta, siete per questa persona la donna per eccellenza, la donna bella, la donna autonoma, la donna desiderabile da chiunque, il sogno di chiunque. Quindi in realtà è una persona che anche aspetta molto qualche regalo da parte del destino, in modo da poter arrivare a voi con più facilità. La carta delle stelle si sposa molto al due di bastoni, perché, vedete, ci parla comunque di sogno, di speranza, di desiderio, di mete da raggiungere, di aspettative anche nei confronti del destino, ma anche proprio di guarigione, di rigenerazione, cioè il fatto di potervi rivedere per questa persona sarà sicuramente un momento di grande gioia e di grande felicità. Questa persona raccoglierà al volo una occasione vantaggiosa che gli si presenterà, proprio per potervi appunto riparlare e rivedere. Però vi ripeto, la carta delle stelle ci parla di tempistiche un po' lente, dai 2 ai 3 mesi.
entro 2-3 mesi al massimo. Quindi sicuramente, vi ripeto, questa è una persona che non vi ha dimenticato, anzi, vi ripeto, vi vede come il sogno per eccellenza, come la donna per eccellenza da avere al proprio fianco. Quindi anche un po' il suo ideale di compagna. Quindi questa persona vi vede anche come una donna molto bella. La carta delle stelle rappresenta appunto la lucentezza, il brillare rispetto a tutto ciò che invece voi avete attorno. Quindi vi vede sicuramente come la compagna ideale. Vi vede anche in maniera molto romantica, molto spirituale, quindi c'è sicuramente molto coinvolgimento fisico, molta attrazione, desiderio di passione, di abbracciarvi, di baciarvi, ma vi ripeto, qui ci sono sicuramente anche dei sentimenti che sono andati anche oltre, quindi dolcezza, tenerezza. È chiaro che quindi questa persona ha voglia di rivedervi e, a mio avviso, con la carta delle stelle questa persona sicuramente vi richiamerà o comunque, vi ripeto, raccoglierà proprio al volo una occasione che gli si presenterà. E vi ripeto, questa è una persona che potrebbe proprio farsi viva, vi ripeto, o grazie a delle amicizie comuni oppure grazie appunto ai social, cioè una persona che ha proprio l'intenzione di potervi ricontattare attraverso un mezzo che non è la chiamata diretta o il messaggio diretto, quindi cerca sicuramente un escamotage per poter arrivare a voi, ma arriverà a voi questa persona assolutamente. Quindi i suoi sogni in qualche modo verranno concretizzati e le sue speranze verranno comunque in qualche modo soddisfatte, quindi ci sarà una sorta di nuovo inizio, una sorta di nuova prospettiva da cui poter ripartire. Quindi in realtà la situazione sarà molto bella, molto positiva da parte di entrambi. Quindi ci sarà comunque un relazionarsi molto gioviale, molto allegro e sicuramente questa persona sarà fisicamente molto ispirata a voi. Quindi vi ripeto, sicuramente in questo caso qui ci sarà veramente un'ottima possibilità, assistiti, vi ripeto, anche dalla fortuna o comunque dal karma, che vi ripeto, con questo due di bastoni non ha chiuso definitivamente questo rapporto. Ragazzi, qui non abbiamo una torre, non abbiamo un 10 di spade, qui abbiamo la carta delle stelle, che seppur una carta lenta, ma qui c'è un ritorno da parte di questa persona. Però vi ripeto, non è un ritorno, diciamo, molto veloce, quindi 2-3 mesi al massimo di attesa. Potrebbe comunque parlare, grosso modo, a livello proprio di periodizzazione, verso la fine dell'inverno. Grosso modo, se comunque voi appunto guardate in questi giorni, quindi nei giorni in cui in qualche modo appunto vado a pubblicare questo video, grosso modo fine dell'inverno. Sicuramente tra di voi ci sarà una riappacificazione, perché la carta delle stelle ci parla anche, vi ripeto, di guarigione e quindi anche di pace, ok, con questa persona. Sarete comunque votati entrambi all'ottimismo, anche alla sincerità, quindi riuscirete probabilmente a dirvi tutto ciò che sino ad ora non siete riusciti mai a dirvi, a raccontarvi. È chiaro che la carta delle stelle non ci parla di un rapporto vero e proprio, cioè non tornerete insieme, almeno inizialmente, come coppia. Qui ci parla comunque di un riavvicinamento, una sorta di anticamera dell'amore, di solito appunto la carta delle stelle, vissuto anche fisicamente, ma in qualche modo inizialmente con una sorta di amicizia, ma un'amicizia non come quelle che lui ha avuto sino ad ora, un'amicizia pulita, fatta di sentimenti reali, qualcosa di destinato appunto a durare, perché la carta delle stelle ci parla anche di longevità. Quindi in realtà anche tutti i torti che questa persona potrebbe avervi fatto vi verranno sicuramente ripagati e ricompensati. Quindi è una sorta di trampolino di lancio, una prospettiva da cui poter ripartire. Anche se, vi ripeto, le tempistiche non sono proprio brevissime. Però, vi ripeto, la carta delle stelle è una carta molto bella, perché ci parla proprio di sogni realizzati.
Quindi possiamo dire che obiettivamente questa persona inizierà sicuramente un percorso importante per se stesso, un percorso che lo porterà anche a rendersi conto obiettivamente di tutto quello che lui ha perso e ha lasciato ovviamente dietro di sé in questo periodo, ovviamente allontanandosi da voi. Questa persona capirà di aver fatto sicuramente un grande errore, ma ve l'ho detto, questa persona ha già tanti rimpianti. Quindi chiaramente questa persona sa di aver perso qualcosa di molto importante e vorrà assolutamente recuperare. E recupererà, ve lo posso assicurare, proprio con la carta delle stelle. Però chiaramente ci vuole un po' di tempo e anche l'aiuto da parte del karma. Quindi questa famosa occasione che questa persona appunto riuscirà a cogliere al volo. E di conseguenza questa persona non vedrà l'ora di poter ritornare di nuovo tra le vostre grazie. Però ricordate, ragazzi, il consiglio del 9 di spade. Cercate comunque di agire in maniera prudente. Mantenete le distanze finché non avrete ben chiara la situazione, perché i consigli degli arcani non vengono mai dati a caso. Questa è sicuramente una persona che ha comunque qualcosa di importante alle spalle, potrebbe avere addirittura appunto dei figli o comunque un rapporto, diciamo, da un punto di vista economico e finanziario solido, con queste due famiglie così ingombranti. Quindi obiettivamente non è una situazione semplice, non è sicuramente tra le più semplici che voi andrete a vivere. Di conseguenza, ragazzi, mi raccomando, cercate di tutelare il vostro cuore, perché questa persona sicuramente tornerà da voi con tutte le buone intenzioni, questo sicuramente, ma obiettivamente è una situazione abbastanza complicata. Ecco perché evidentemente ripartirà come la carta delle stelle, non per esempio come un asso di coppe, perché evidentemente voi saprete comunque frenare tutto l'entusiasmo che lui sicuramente avrà, cercando chiaramente di fargli capire che però in questo momento, a seguito del suo ritorno, voluto unicamente da lui, è chiaro che questa persona sicuramente dovrà ovviamente mettere mano alla propria coscienza e prendere una decisione obiettivamente definitiva, perché altrimenti questa situazione diventerà complessa e, vi ripeto, spiacevole per entrambe le parti, quindi sia per voi che per lui, perché vivere una situazione comunque altalenando tra voi e un'altra persona obiettivamente fa male a tre persone, a voi, a lui, ma evidentemente anche all'altra compagna, che a mio avviso in questo momento si sta molto fidando di quest'uomo, quindi in qualche modo verrebbe umiliata ulteriormente. Di conseguenza, questa è una persona che ha bisogno comunque anche di ovviamente aggiungere una tacca in più nel proprio sviluppo di maturazione per quanto riguarda proprio la propria saggezza e la propria appunto maturità. Ok? Questa persona deve un po' crescere da questo punto di vista. Quindi mi raccomando, tutelate sempre il vostro cuore. Però vi ripeto, qui sicuramente c'è la possibilità di rivedere e risentire questa persona. Assolutamente sì. E di far ripartire, diciamo, se non altro, delle forme di comunicazione più pacifiche tra voi e questa persona, però vi ripeto, con tempistiche sicuramente un po' lente, ma qui la situazione molto probabilmente andrà quasi sicuramente a riaprirsi. Ovviamente, mi raccomando, vi ripeto, ragazze, cercate sicuramente di prestare attenzione a quello che è appunto il vostro cuore, tutelate la vostra serenità prima di qualsiasi altra cosa. D'accordo? Di conseguenza, buona fortuna!